avere il computer nelle proprie mani. E sì, perché è bello avere il controllo e accesso a tutte le cose del vostro computer. Infatti oggi vi farò vedere un programma eccezionale, si chiama Mini Tool Partition. Questo programma vi farà impazzire, sicuramente. Venite con me perché ve lo faccio vedere. Allora, questo è il programma in questione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete sostenere questo video, lasciate un mi piace e se volete commentare io sicuramente vi risponderò anche nell'aiutarvi con questo programma o in qualche altro problema che riscontrate. Quindi, dopo aver aperto il programma Mini Tool Partition, di cui vi lascio il link in descrizione se volete scaricare questo software, allora, prima di ogni cosa vi faccio vedere. Qui si vedono, come prima pagina, si vede subito i nostri hard disk. Io ne ho 1 milione hard disk perché voglio tanto spazio, voglio mettere tutto dentro, quindi per poter capire che cos'è tutta questa roba, noi dobbiamo semplicemente fare una cosa. Apriamo le nostre risorse del computer e andiamo nei dispositivi e unità. Questi sono tutti gli hard disk che io posseggo, come potete vedere. In questo caso io sto simulando un disco, un hard disk in cui ci sono delle partizioni, ok? Quindi in questo caso è volume B e volume G. Praticamente io ho un hard disk con due spazi allocati, quindi una partizione avrà in questo caso 292 GB, nell'altra partizione in questo caso ne ha 637. Quindi uno stesso hard disk con due spazi diversi. Quindi, come possiamo gestire questo hard disk? Noi ci rechiamo qui, infatti noi abbiamo detto volume B e volume G, che è un singolo hard disk. Quindi andiamo qui, come potete vedere il disco 6 è volume G e volume B. Ci sono questi due, questi tre. Qua in mezzo, per esempio, c'è un NTFS che io sinceramente con il programma di Windows non sono riuscito a sistemare. Infatti io ho voluto formattare, volevo unire le partizioni per fare un singolo spazio, cioè di 1 TB, ma non ci sono riuscito. Ma questo programma mi aiuterà a farlo. Vi faccio vedere come. Allora, noi praticamente prima di ogni cosa dobbiamo eliminare questa partizione che non ci serve. È uno spazio che sta utilizzando il sistema e non serve che lo tenga. Quindi io semplicemente cosa vado a fare? Vado a eliminarlo. Oppure posso tranquillamente, senza eliminarlo, posso unirlo con l'altra partizione. Andiamo semplicemente avanti. Lui mi dirà la partizione selezionata è una partizione di avvio di sistema, però questo in realtà non lo è perché è stato parte di un computer, questo hard disk. Quindi vogliamo continuare? Sì. Ok, come vedete adesso questo non c'è più. Infatti da 637 che erano, sono diventati 638 perché lo spazio che ho eliminato si è aggiunto all'altro. Io in questo caso voglio anche eliminare il volume B, il 293, e metterli sul 638, quindi fare un solo hard disk con uno spazio e non se ne parla più. Quindi vado qua, faccio unisci, ok, questo selezionato ovviamente nel volume, nel disco 6. Vado avanti, lo voglio inserire nel prima partizione, faccio fine. Mi dirà la stessa cosa, renderà okay, capace il computer, ok. Vado avanti e come vedete tutto l'hard disk si è unito in un singolo volume. Ma non è finita qua, perché se voi andate a vedere nel vostro computer comunque le partizioni le vedete. E certo, perché qui praticamente è un'attività in sospeso. Noi abbiamo detto semplicemente cosa dobbiamo fare. Il prossimo step sarà applicare. Quindi applichiamo questo movimento che abbiamo fatto. Ok, ti consigliamo di chiudere tutte le applicazioni. Ok, ma andiamo avanti. Lui farà tutto quello che gli abbiamo detto di fare. Come vedete, si stanno già scomponendo, ricomponendo e appena arriverà al 100% è molto molto veloce, devo dire, questo programma. Ecco, come vedete, già ha fatto questa cosa. Applicazione modifiche in sospeso completata. Andiamo qui sotto e ci troviamo il nostro hard disk completamente unito. 930 GB, quindi ha praticamente sistemato il nostro hard disk, cosa che io con Windows, ripeto, non ero riuscito a farlo perché non me lo permetteva di fare. Questo programma me l'ha potuto fare. Ma adesso
vogliamo fare una cosa un po' particolare, perché in realtà possiamo anche, qua sopra abbiamo delle altre opzioni, abbiamo la procedura di poter recuperare anche dati. Questo è una cosa molto molto interessante. Infatti io qui ho una chiavetta, magari adesso la inserirò. Ok, ho inserito questa chiavetta e qua ci sono sicuramente molti file. Infatti ho anche cancellato della roba, disco 7 i, voglio andare a recuperare dei dati perché lì nell'hard disk avevamo già eliminato tutto e non c'era, era un hard disk che non c'era nulla. Quindi andiamo nel nostro nella nostra chiavetta i, che la troviamo qui, scansioniamo e vediamo che cosa trova, perché quello che c'è all'interno c'è sicuramente qua, ok, però quello che è eliminato me lo andrà a trovare, già ne ha trovati un bel po', e continua ad andare avanti. Infatti qua questa è una procedura che può essere lunga o corta in base a quello che c'è all'interno, ma se noi andiamo su file persi probabilmente troviamo già qualcosa, come JPEG, ecco, JPEG MP4, quindi delle foto e dei video mi ha già trovato, che io avevo cancellato. Ovviamente non ve li farò vedere perché sono cose personali, però vediamo cosa... Sì, queste posso farle vedere, queste le avevo cancellate, erano con il drone, sono andato in montagna, ho cancellato questa foto perché non mi piaceva, però possiamo recuperarle tutte. Se io faccio seleziono tutto, faccio salva, lo vado su desktop, in questo caso faccio desktop, recupero completato, vado a vedere, eccolo qua, vi apro la cartella, ve la metto qui, questo è quello che ha recuperato. Infatti andiamo ad aprirla, recovered file, l'apriamo, boh, sono queste, però le ha recuperate, quello è l'importante. Ha trovato altre foto, infatti anche qui sta continuando a trovare, come possiamo vedere la seleziono tutto, no? E comunque, che dire, sono molto contento di questo programma. Possiamo vedere qui che ci sono altre procedure che possiamo fare, come una migrazione di sistema operativo su SSD hard disk, quindi fare passare il vostro sistema su SSD, e questa è una cosa eccezionale. Procedura di copia disco, recupera partizioni, unisci partizioni e molte molte altre cose di cui potete esplorare una volta che avete in mano questo programma o software. Quindi, che dire, io vi lascio tutti i link in descrizione, mi raccomando andate a vedere perché è davvero fantastico avere in mano il proprio computer e avere il totale controllo. Quindi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo noi al prossimo video, rimanete sintonizzati, ciao!